Parliamoci chiaramente, crisi, recessione economica, aumenti delle materie prime, aumenti dei costi dell'energia, soprattutto del gas. Gli italiani cercano delle vere alternative e io ve ne propongo una che ho pensato qualche anno fa e che sta avendo notevole successo, una riscoperta di qualcosa di antico, perché spesso si torna indietro per andare avanti. Però vi chiedo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale YouTube di Ricette e Rimedi Divini, ma soprattutto di commentare qui in basso il video. Mi serve tantissimo che facciate questo e quindi fatelo, altrimenti non vedrete più il video. Se avete la fortuna di avere in giardino degli alberi da legna, questi sono querci ad esempio, vedete alle mie spalle, che potate ogni anno. Se avete la fortuna di vivere ai limiti di un bosco, di una foresta, e avete la possibilità di raccogliere la legna che cade per terra, a volte in concessione vi danno la possibilità di tagliare qualche albero di bosco, o avete degli amici che hanno queste proprietà, quindi potete andare a potare i loro alberi gratuitamente, dovete provare questo rimedio, perché è fondamentale per risparmiare un po' di soldini per riscaldare la vostra casa. Ci carichiamo un po' di legna su questa fantastica carriola che ho comprato su Amazon. Vi metterò tutti i link in descrizione. Quindi carichiamo un po' di legna e andiamo verso il nostro oggetto del mistero. Come avevate già capito, è una cosiddetta cucina economica. Una cucina economica, una stufa con forno, è quell'oggetto che non mancava nelle case di tutti gli italiani dagli anni 40 in poi. Prima si andava ai forni, pensate, o si utilizzavano le stufe solo per riscaldare l'acqua. Invece poi sono arrivate queste cucine, cosiddette cucine economiche, cucine a legna, e non mancavano fino agli anni 90. Ne abbiamo visti ancora all'interno delle case delle nostre nonne. Poi questo metodo, ritenuto obsoleto, superato dai moderni forni elettrici o a gas, è stato abbandonato, però oggi viene riscoperto perché è un metodo molto economico, soprattutto se abbiamo la materia prima da bruciare in sede. Quindi se abbiamo alberi o se ci piace girare per boschi e raccogliere legna, chiaramente legna caduta, non dovete andare ad abbattere gli alberi, a meno che non abbiate un'autorizzazione o un permesso speciale. Ma in ogni caso la legna al quintale in Puglia costa sui 15 euro più o meno, quindi non costa molto, e soprattutto è legna d'olivo, quindi ha un'ottima resa dal punto di vista calorifero. Perché scegliere una stufa economica, una cucina economica? Perché fa molte cose, multitasking si direbbe oggi, ovvero si può cuocere nel forno, quindi in questo caso stiamo cuocendo un ottimo pollo ruspante al forno con le patate marinato nella birra. Si può avere sempre a disposizione acqua calda. Anticamente il pentolone grosso, in dialetto, veniva chiamato da noi la callera, ovvero la caldaia, perché questa era la caldaia dei nostri nonni. Si lavavano, facevano tutto grazie a questa acqua bollentissima miscelata con l'acqua ghiacciata che usciva dal rubinetto delle nostre vecchie case. Quindi avete acqua sempre a disposizione per cucinare, per prepararvi un tè, per sciacquarvi, per lavarvi, miscelandola all'acqua fredda, perché è molto molto bollente. In più quest'acqua darà vapore al vostro ambiente, quindi funzionerà da umidificatore. Quante volte andiamo a comprare quegli umidificatori fatti apposta per le stanze dei bambini? Invece questo è umidificatore. Ci si può fare il pediluvio, si può fare la qualsiasi cosa, avrete sempre acqua disponibile bollente sulla vostra stufa. Terza opzione, si può cucinare. Se ci mettete una padella potete cucinare tranquillamente.
quindi potete fare qualsiasi cosa che fareste sulla vostra cucina a gas o a induzione normalmente. Quarta opzione, la più importante, è il calore. La stufa genera dai 5 ai 10, questo modello che ho comprato su Amazon qualche anno fa. Se lo trovo ve lo metterò in descrizione, altrimenti vi troverò delle valide alternative, troverete tutto in descrizione. Sono aumentati un po' i prezzi perché le materie prime e la richiesta è tanta, davvero tanta, però ancora si trovano tra i 400 e i 1000 euro queste stufe. Io l'ho pagata sui 400-450 euro, se non vado errato. Quindi l'ultima funzione, nonché la più importante, riscalda l'ambiente. Dai 5 ai 10 kW di potenza, chiaramente al massimo regime, per riscaldare il vostro ambiente. In più la colonna, quindi la cappa, funzionerà da termosifone e riscalderete alla perfezione le vostre camere. Quindi non solo cucinerete, risparmierete, farete tante cose, utilizzerete il forno, ma utilizzerete la stufa soprattutto per riscaldare la vostra casa senza accendere il gas. Cosa principale, cosa primaria, potete utilizzare anche la cenere derivata dalla stufa. Si usava per lavare i panni, si accumula nel cassetto qui in basso e la utilizzate per lavare i panni, per lavare oppure sulle piante, quindi potassio da dare alle vostre piante. Vedete, nulla si ricicla nel piccolo mondo antico, nella contea di ricette, rimedi divini, tutto si riutilizza. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, vi chiedo solo un mi piace, di commentare qui in basso e soprattutto di iscrivervi al nostro canale accendendo la campanellina. E buona cucina a tutti. Adesso mi godo pollo e pizza nel forno a legna, meravigliosa. Ciao ciao!